Benvenuti nell'angolo creativo di Crochet Lucifidi. Oggi andremo a realizzare una piastrella granny davvero carinissima. Ha questo fiore tridimensionale, è davvero semplice da realizzare. Io la sto usando per coprire un paralume che vedrete appunto nel video, però ovviamente le granny si possono utilizzare per tantissimi progetti, quindi che sia una copertina, un capo di abbigliamento e quant'altro. Non sto qui ad elencare il tutto, quindi vi lascio al tutorial. Per questo progetto sto usando questi gomitoli della Iki che ho comprato alla Tessiland e sono 100% cotone, pesa ogni gomitolo 50 grammi, la lunghezza è di 125 e l'uncinetto consigliato è il 2,53. Io sto usando il numero 3. Questo è il colore 7306, che sarebbe rosa, questo rosa confetto, e poi c'è quest'altro che è il numero 2201, che sarebbe color salvia. Poi c'è questo panna che è il numero 2207. È molto luminoso, molto bello da lavorare e quindi ve lo consiglio. Cerchio magico, una maglia bassa, 2 catenelle. Formiamo 3 maglie alte, 2 catenelle, maglia bassa. Catenelle. 3 maglie alte, 2 e 3, 2 catenelle, maglie bassa, 2 catenelle. 3 maglie alte, la prima, la seconda, la terza, 2 catenelle, maglia bassa e per ultimo 2 catenelle, 3 maglie alte. Due catenelle, maglia bassa, 2 chiudiamo nella maglia bassa con una maglia bassissima, blocchiamo e tagliamo il filo. Cappietto. Entriamo in una delle maglie basse formate in precedenza. E formiamo una maglia bassa. Cinque catenelle. Saltiamo tutte queste maglie, andiamo nella maglia bassa e formiamo una maglia bassa. Cinque catenelle.
nella maglia bassa una maglia bassa. Continuiamo così fino alla fine. Alla fine, dopo aver fatto le 5 catenelle, ci chiudiamo nella maglia bassa con una maglia bassissima. Abbiamo formato questi archetti. Entriamo nell'archetto e formiamo una maglia bassa, 2 catenelle e sempre all'interno dell'archetto formiamo 6 maglie alte, quindi la prima, la seconda, terza, quarta, quinta, sesta, 2 catenelle, entrando sempre nell'arco una maglia bassa. Nuovamente entriamo nel prossimo arco, maglia bassa, 2 catenelle e 6 maglie alte. Concludiamo con 2 catenelle e una maglia bassa. Ci facciamo così anche nei prossimi due archetti. Concludiamo l'ultimo petalo, quindi dopo aver fatto le 6 maglie alte, 2 catenelle, maglia bassa e ci chiudiamo nella prossima maglia bassa con una maglia bassissima. Blocchiamo e tagliamo il filo. A questo punto entriamo con il nuovo filo nella maglia bassa. Dopo formiamo 1, 2, 3 catenelle. Saltiamo le 3 maglie di base, non contando questa, quindi 1, 2 e 3. Entriamo al centro, quindi abbiamo le 6 maglie, dobbiamo dividerle. 1, 2 e 3, entriamo al centro della maglia e formiamo una maglia bassa. Nuovamente 1, 2, 3, maglia bassa nella maglia bassa. Nuovamente 1, 2, 3, quindi non contando questa andiamo 1, 2, 3 al centro, andiamo a formare una maglia bassa. 1, 2, 3, nella maglia bassa una maglia bassa. Continuiamo così. Alla fine del giro, dopo aver fatto la maglia bassa tra le 6 maglie, formiamo le ultime 3 catenelle e ci chiudiamo nella prima maglia bassa fatta in precedenza con una maglia bassissima. Entriamo nel primo archetto con una maglia bassissima e formiamo 1 e 2 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta. Formiamo una seconda maglia alta e una terza. Continuiamo così. 2 catenelle e sempre entrando nello stesso archetto formiamo altre 3 maglie alte.
abbiamo formato il primo angolo. Nell'archetto successivo formiamo soltanto 3 maglie alte. Quindi la prima, la seconda, la terza. Archetto successivo, nuovamente l'angolo, quindi 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte. 2 catenelle, 3 maglie alte, sempre nello stesso archetto. Archetto successivo, nuovamente 3 maglie alte. Quindi continuiamo così facendo. In un archetto facciamo l'angolo, quindi 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte, nell'archetto successivo 3 maglie alte, nell'archetto successivo nuovamente l'angolo. Alla fine dobbiamo avere 4 angoli. Quindi concluso il giro, ci chiudiamo nella seconda catenella con una maglia bassissima. Avviciniamo all'angolo per chiudere il lavoro. Con delle maglie bassissime in questo modo e tagliamo il filo. Quindi, come vedete, abbiamo 4 angoli. Con un altro colore ci agganciamo. Non in questo dove abbiamo finito di lavorare, ma in un altro angolo. Formiamo 1 e 2 catenelle. All'interno di quest'angolo dobbiamo formare un altro angolo, quindi faremo 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3. 2 catenelle e 3 maglie alte. A questo punto ci ritroviamo non più uno spazietto come prima, ma ci ritroviamo due spazi. Quindi dopo le 3 maglie alte abbiamo qui uno spazio, dopo le 3 maglie alte qui abbiamo un altro spazio. In questi spazi faremo 3 maglie alte soltanto. Quindi entriamo in questo spazio e formiamo 1, 2, 3. Saltiamo le 3 maglie, entriamo in questo spazio e formiamo 3 maglie alte. Quindi abbiamo l'angolo e due spazi da lavorare con 3 maglie alte. Nell'angolo andiamo a formare nuovamente 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte. Uno e due catenelle, 3 maglie alte. Quindi anche qui ci ritroviamo con i due spazi, quindi dopo le 3 maglie alte lavoriamo il primo spazio sempre con 3 maglie alte.
Saltiamo le 3 maglie in questo spazio, nuovamente 3 maglie alte. Quindi nell'angolo andremo a formare nuovamente 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte e continuiamo così per tutto il giro. Alla fine del giro ci chiudiamo nella seconda catenella con una maglia bassissima. Quindi ci avviciniamo sempre nell'angolo con delle maglie bassissime per poter chiudere il giro. Quindi chiudiamo e tagliamo.